Un orgoglio che abbia avuto una condivisione così ampia, praticamente l'unanimità, una pietra miliare che rimane in Consiglio regionale da qui a sempre, perché nessuno potrà modificare una norma così condivisa, sancisce dei principi fondamentali sulle specificità montane dei territori montani e la specificità montana unica nel 100% del Verbano Cusio-Ossola, finalmente il 100% dei canoni idrici al Verbano Cusio-Ossola come le province gemelle di Sondrio e di Belluno. Perché dico 100%? Perché diamo il 60% dei canoni derivanti da grandi derivazioni, che sono 8 milioni, manteniamo un capitolo di 4 milioni sulla specificità montana e in ottobre votiamo il DDL Grande Idroelettrico, sono altri 2 milioni di euro sulla la monetizzazione dell'energia gratuita. Quindi un plafond che arriva tutto in pancia alla provincia, nei primi periodi serviranno per pagare le posizioni debitorie e per far sì che questa provincia non vada in dissesto. Abbiamo avuto il rischio che andava in dissesto e quindi con le relative problematiche dei fornitori e tante ditte al territorio che debbono giustamente le proprie spettanze. Quindi questo viene cancellato e abbiamo una prospettiva di sviluppo e di investimenti sul nostro territorio molto importante. Sulla questione ancora gli interventi di Forza Italia col coordinatore provinciale Massimo Manzini, che parla di un grande risultato politico per il territorio, una risposta efficace che permetterà finalmente alla provincia del VCO di riprendere una politica di investimento con interventi in particolare sulla rete stradale provinciale e sulle infrastrutture scolastiche. Gli fa eco l'onorevole Azzurra Mirella Cristina, che dichiara: finalmente si mette benzina nella macchina provinciale. Un plauso alla regione Piemonte per il lavoro fatto dopo una lunga concertazione con le forze politiche e per l'attenzione dimostrata al territorio. Ora l'apertura di un nuovo capitolo per il VCO in un periodo tutto in salita, un importante segno di rilancio e fiducia verso il futuro e soddisfazione anche da parte di UNCEM per questo riconoscimento ai territori montani.